Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Questa settimana avevo in mente un altro video per questo canale. Avrei voluto parlare di altro. Poi però ho letto Romanzo senza umani di Paolo Di Paolo, l'ultimo romanzo di Paolo Di Paolo, e ho deciso di costruire un video su questo libro. Probabilmente sulla copertina di questo video scriverò a mo' di domanda il miglior romanzo italiano del 2023, perché in effetti ad oggi, per contenuto e per stile, è il miglior romanzo italiano che ho letto quest'anno. Inizio subito con le argomentazioni, però, perché non voglio perdere tempo. Romanzo senza umani è un romanzo pieno di esseri umani. L'umanità è al centro di queste pagine. Non c'è una parola che non indaghi la vita dell'uomo in modo spietato e delicato allo stesso tempo. Il titolo quindi è abbastanza fuorviante. Se potessi parlare con Paolo Di Paolo, gli chiederei il perché di questo titolo, ma questa è un'altra storia. Il personaggio principale di questo romanzo è uno storico che compie un viaggio nei pressi del lago di Costanza per rispondere sostanzialmente a una domanda: che cosa ricordano gli altri di noi? Nel presente dunque ci sono queste tappe che conducono verso il lago di Costanza, ma il viaggio narrativo è teso verso la riflessione e l'indagine del passato di questo storico, che porta il nome di Mauro Barbi. Prima di partire, Mauro Barbi ha risposto a mail e messaggi anche di 15 anni prima. Sono messaggi che lasciavano ai tempi delle questioni in sospeso e che ora queste questioni vengono riaperte anche in modo un po' goffo. Perché rispondere a mail e messaggi di 15 anni prima vuol dire ottenere un risultato un po' significativo e un po' esilarante. In questo romanzo ci sono diversi disastri climatici, su tutti uno, la glaciazione del lago di Costanza nel 1572. E cioè il romanzo senza umani c'è un riferimento continuo a questi periodi nei quali diversi laghi sono diventati delle lastre di ghiaccio a causa dell'esplosione di un freddo imprevedibile e fuori dalla normalità. Mauro Barbi è uno storico che ha studiato a fondo questi eventi e in generale i cambiamenti climatici. Quindi, quando vuole mettere ordine nella sua vita, è proprio sul lago di Costanza che va. In questo romanzo ci sono due movimenti narrativi che sono chiari e si tengono bene nella pagina. Da una parte c'è la rievocazione e la ristrutturazione del ricordo, del passato di una vita. Dall'altra parte, invece, c'è l'analisi del presente e quindi del tempo che abbiamo perso, del tempo che non c'è più. Come si fa a vivere serenamente il presente se dentro di noi c'è la consapevolezza di alcune occasioni sprecate? È possibile anche in età avanzata mettere a posto il passato oppure è un gesto inutile? Mauro Barbi è uno storico che per tutta la vita ha lavorato con il passato. Ma se questo dal punto di vista professionale può avere un senso, dal punto di vista personale che senso ha? Prima ho detto che in questo romanzo ci sono dei disastri climatici, ci sono dei cambiamenti climatici. È vero, ma questo non è un romanzo sul cambiamento climatico. Certo, c'è qualche riflessione qua e là, ma l'interrogativo di fondo è: i cambiamenti climatici, anche i disastri climatici, portano delle conseguenze personali sulla vita dell'essere umano o no? Quindi il risvolto narrativo è poco scientifico e molto personale. Contenutisticamente questo romanzo mette molta carne al fuoco, però allo stesso tempo ci sono due o tre scelte stilistiche e strutturali che sono almeno degne di nota. La storia è strutturata in 8 parti, che al loro interno hanno dei paragrafi che sono divisi l'uno dall'altro, ma non con un punto. La divisione è contenutistica, questo sì, ma non è sintattica. Per dirla in modo semplice, ogni paragrafo si chiude con una frase che continua il discorso del paragrafo precedente e al contempo però ne apre un altro. Questa roba è la prima volta che la vedo in un romanzo e a dire la verità non mi è dispiaciuta. In alcune parti della pagina c'è uno spazio bianco grande su per giù 4-5 righe. Queste 4-5 righe sono nel bel mezzo della frase e fanno parte del periodo. Io ho pensato che quel vuoto fosse il colore della nostalgia, però è un'interpretazione del tutto personale. Di sicuro ricordo e nostalgia sono due facce della stessa medaglia, e questo è anche un romanzo sulla nostalgia. Sempre dal punto di vista stilistico, io voglio dire un'altra cosa. Paolo Di Paolo è uno dei miei scrittori italiani preferiti perché nei suoi romanzi, e quindi anche il romanzo Senza umani, io sento la contemporaneità. La sento nei contenuti. La sento nel lessico e nel passo che ha. Nella sua sintassi, però, sento qualcosa di classico, sento qualcosa di antico che allo stesso tempo non risulta vecchio, e questa cosa mi piace. Voglio rileggere l'incipit di questo romanzo, voglio dargli un colore narrativo.
i suoi contenuti sono immediati, ma la sua resa narrativa non è stata esaltante per me. Che bomba il finale invece! Anche perché questo è un finale che rischiava di essere scontato e fortunatamente non lo è. È un finale ottimo anche dal punto di vista del suono e della delicatezza. Questo finale è davvero una chicca, davvero bello. Voglio chiudere questo video facendo ancora riferimento ai messaggi ai quali Mauro Barbi risponde 15 anni dopo. A chi risponde questo storico? Risponde alla donna che ha perso e risponde anche al suo vecchio professore. Ma più di ogni altra cosa risponde a se stesso. Questa è la verità. Le copertine dei romanzi Feltrinelli non mi fanno impazzire, ma il tatto, toccarli è davvero piacevole e non è una cosa secondaria. Romanzo senza umani, secondo me, è un romanzo da leggere. Fatelo, ve lo consiglio e fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Inoltre, se vi piace questo canale, iscrivetevi a questo canale e supportate questo spazio. Ciao a tutti!